tattici, utilizzando anche le canne dei fucili, dopo il disarmo del 1815 si lavorava bene. Tolto un po' questi miei interventi temporanei, perché sono fuori, come io da studiare. La stessa parola al nostro relatore, il dottor Francesco Caraccio, storico, etnologo, principe. Beh, io ho una certa difficoltà a parlare dopo la interessantissima esposizione dell'amico Leonardi, che è ricca di dati molto precisi e molto dettagliati, come io non sono riuscito a trovarne, perché evidentemente ha avuto modo di attingere da più tempo all'argomento. Vi parlerò solo di alcune cose generiche e abbastanza note, ma che hanno comunque il loro peso. La cantieristica navale. La cantieristica navale ha avuto un'importanza duplice nel Regno di Napoli, sia perché il progetto del ministro Acton di far fare il cantiere navale di Castellammare e di predisporre per una forte produzione sia di vascelli che di fregate che di cosiddetto naviglio sottile, in funzione non solo della costruzione di una marina militare, ma anche di dotarsi di un efficiente sistema di trasporti lungo le coste del regno, in un momento in cui ancora non si riusciva a costruire abbastanza strade. Per cui il sistema portuale che fu organizzato in fine Settecento assunse un compito molto importante nel Regno di Napoli. Testimonianza sono tutti i quadri che stanno a San Martino, al Museo di San Martino, di Hackett, sui porti del Regno, e dimostrano anche l'essenziale funzione nel trasporto interno e nei collegamenti anche fra la Puglia e il resto del Regno di Napoli. Per non parlare della Sicilia, voglio per questo fare un piccolo inciso. Alcune delle esportazioni che partivano via nave era l'olio dalla Puglia, sia come olio lampante che come olio per l'industria del sapone e della profumeria. Questo secondo, il primo diretto verso la Russia e il secondo diretto mosso verso la Francia. Ne rappresentava un flusso di esportazione notevole, tant'è vero che le superfici destinate ad olio in Puglia diventarono molto forti. E questo per quel che riguarda l'industria navale. Menzionerò però sempre nell'industria navale il fatto che fu uno dei primi, costruito uno dei primi vascelli a vapore nel Mediterraneo, e successivamente uno delle prime tirofregate in ferro. È molto importante questo inizio. Questo perché per quel che riguarda la cantieristica. Per quel che riguarda poi la siderurgia, insomma l'officina di Mongiana è più che nota e meritevole di essere visitata e anche studiata. Svolse la sua attività durante poco tempo, perché grosso modo in un secolo cessò la sua attività all'inizio dell'Unità d'Italia. E le ferrovie che iniziarono piuttosto bene, poi ebbero dei rallentamenti. Ci fu un certo ingegnere Bayard francese cui fu commissionato un piano ferroviario nel 1836. Nel 1844 le linee
già fatte arrivarono fino alla nociera inferiore. Dopodiché ci fu una specie di stasi. Posso citare un aneddoto del De Cesare, che quando gli fu detto a Ferdinando II che bisognava fare dei tunnel, lui disse: io nel mio regno non voglio per tutti. E perché? Maestà, io li conosco i napoletani, quelli come è stato la galleria, si mette un falso piccolo. Questo può essere vero come può non essere vero, perché è un aneddoto, non lo diamo per certo. Fatto sta che comunque con le ferrovie i trasporti nell'Italia meridionale non diminuirono di costi, ma aumentarono. E i porti stagnarono. Poi le industrie lamiere, che sono già state menzionate, che erano molto importanti, hanno avuto quella e i cotonifici, le cartiere e i lanifici erano i semi di un'industria diffusa, che dicono era macchia di leopardo, ma certamente era cominciata da poco. E un'industrializzazione per svilupparsi senza macchia di leopardo, ma omogeneamente, ha bisogno di almeno una trentina d'anni. Perché se noi prendiamo per esempio l'andazzo delle industrializzazioni in altri paesi, diciamo l'Inghilterra che è stata la prima, ce n'ha voluta. E poi ha creato delle megalopoli industriali in cui c'era miseria e malattia. Il livello di vita delle popolazioni industriali di Manchester o Liverpool era inferiore a quello delle nostre popolazioni agricole descritte come fameliche e che non era esatto tutto questo. Tant'è vero che nel Regno Unito, quando arrivò lo idio della patata, morirono 2 milioni di persone nella sola Irlanda, e in tutte le carestie del meridione non moriva la gente così, assolutamente non c'era questo livello di mortalità. Questo ce lo dovremmo ricordare alla buon'anima di Gladstone, che disse quello che disse perché l'Inghilterra aveva degli altri interessi sul regno di Napoli, che purtroppo condizionarono tutti gli successivi sviluppi. E anzi tutti i successivi non sviluppi, perché noi abbiamo sviluppato l'industrializzazione dell'Italia del Nord a spese dei capitali del Banco di Napoli, depredati dal Banco di Napoli. L'ultimo atto si è fatto adesso. L'ultimo è la prima volta che Napoli non ha, il regno non ha la sua banca. Quello che è stato fatto adesso, che poi continua con la questione della fondazione che rivendica 2 miliardi e mezzo di crediti, perché sono stati recuperati il 98% di tutti i crediti sofferenti, l'unico caso in Italia, mentre non è stata statalizzata, sono stati recuperati tutti i crediti, il 98%, e adesso c'è un utile di alcuni miliardi di euro che la fondazione rivendica e non ce li vogliono dare. Cioè è il primo caso al mondo in cui una fondazione non ha banca. Che li danno alle banche della Toscana. Tra l'altro bisognerebbe fare un altro convegno sul Banco di Napoli, che oggi un esempio di come operava il Banco di Napoli, la banca etica, dove effettivamente è a servizio dell'economia, con il famoso banco di pegni, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè. Prego, scusate l'interruzione. Ma io francamente vorrei aggiungere qualche altra cosa. In questo momento noi sappiamo per esempio che la percentuale di analfabetismo nel sud non era superiore a quello di altri paesi dell'epoca industrializzati. La stessa Scozia aveva percentuali di analfabetismo superiore a quella della Calabria. Poche persone lo sanno, ma io quando ero ragazzino andai in Scozia a fare un tirocinio. E l'istruttore di questa fabbrica mi raccontò che quando
lui era ragazzino, d'estate girava sempre scalzo in Scozia per non consumare le scarpe. Questo negli anni 40 del secolo scorso. Dunque sono cose che non sono scandalose in sé, ma che esistevano in tutta Europa, mentre le hanno fatte notare solamente nel sud, per ragioni di propaganda politica. Purtroppo l'informazione è stata deformata per indurci a credere cose che non ci sono. Come adesso. Come adesso. Quando noi abbiamo che la superstrada Candela, Foggia Candela Matera, hanno messo 40 anni per farla. La Sora Cassino da noi, tra l'altro, non è agibile, cioè non è stata data l'agibilità, però la Sora Cassino va avanti. Non c'è l'agibilità. L'autostrada del Sole, la Sora Cassino, non c'è agibilità. Nessuno ha dato l'agibilità, però si va avanti. Purtroppo, noi del sud ci siamo tagliati le gambe con le nostre mani quando abbiamo fatto andare nell'amministrazione una massa di persone meridionali che cercavano opposto e che l'hanno trovato. Io li definisco i nipotini di Don Liborio. Sì, altro personaggio. I nipotini di Don Liborio, quella oggi la classe dirigente, quella. Sì. Giusto per semplificare, così li definisco. Diciamo le cose come stanno. Altre cose che vi posso raccontare che non siano già state meglio raccontate da altre persone. Vabbè, abbiamo parlato dei cotonifici, delle cartiere, delle bonifiche. C'è anche un inizio di studio che arrivò in Lucania agli inizi alla fine dell'unità dell'indipendenza del regno, agli inizi dell'unità, che trovarono le prime emergenze di idrocarburi in Lucania, che adesso fornisce da sola il 10% del fabbisogno italiano di idrocarburi. E non ha nessuna ricaduta sul territorio. Ma questa è la colpa degli onorevoli che prendono, hanno chiesto per il territorio le royalties più basse del mondo. Sì. Un amico mio che è sempre stato straniero nelle questioni petrolifere, per politica petrolifera, mi racconta che mentre degli statarelli della penisola arabica si pigliano il 60% di royalties, la Lucania non arriva al 7%. Ma quello è lo spirito di solidarietà. Quelli sono i macchinoni che ricevono in regalo gli onorevoli lucani. No? Appunto. Di che altro vi posso intrattenere? Va bene, quello dei convogli, voi sapete che il primo convoglio Napoli-Portici del 1839. I ponti sospesi. Ah, il ponte sospeso di Carigliano. E il calore, Carigliano e il calore. I ponti sospesi che sono un'opera di ingegneria notevole. E poi abbiamo avuto degli acquedotti notevoli anche. Le bonifiche. Valutati. Le bonifiche. Le bonifiche, se non ne parliamo delle bonifiche. Insomma, c'era fino al 1860, per quanto ci possono essere stati dei livelli di arretratezza in altri campi, ci fu comunque un fermento di innovazione sia economica che scientifica, che è stato assolutamente tagliate le gambe in sé. Aveva 4 università pubbliche il regno, 4 pubbliche, 4. Sì. Gli ospedali. 9.000 medici condotti.
gente si vede che si è scoraggiata dopo il 1860. No, ma l'esempio sapete qual è? Poi l'esempio è stata l'immigrazione massiccia. Prima si stava così male che non andava via nessuno, dopo si stava così bene che se ne sono andati via tutti. È iniziata la migrazione. No, è un paradosso, no? Sì, tra Stati Uniti, Argentina. I primi in Argentina, perché c'erano degli armatori a Napoli che avevano un patrimonio 100 volte il regno di Sardegna. E furono i primi ad andare via in Argentina. La prima emigrazione in Argentina avvenne perché questi armatori accoglievano tutti i nostri conterranei. Se possiamo concludere il passaggio, volevo citare quella pirofregata di cui parlavamo, che era l'Ercole, la prima militare che è stata. E che poi non ha avuto nessuna efficacia né con Garibaldi né con gli altri. Non si sa perché, ma c'erano le forze. È rimasto l'Amerigo Vespucci, no? Beh, quello che dopo. Sì, sì, lo so, però l'ho fatto qui a Castellammare. Bene, se posso, volevo chiedere questo, se posso chiedere un confronto con quello che diceva Luigi, se qualcuno vuol fare qualche intervento ora, sarebbe l'occasione perché qualche provocazione lo dobbiamo pure fare, insomma, se qualcuno vuole contrabbattere.